Signore e signori, buongiorno. Mattina in amore termina qua. Seguirà una nuova puntata di Intrighe e Passioni 6. A mezzogiorno andrà in onda in cucina con i fornelli in cantina. E dopo? Ci sarà l'oroscopo di Maria Wolf. Mi raccomando, seguiteci, ci saranno tante novità. E per finire, alle ore 15, Garage a Garage. Tutte le news più importanti sui motori. Buona visione. Ciao! Signore e signori, buongiorno! Ad ora la 15ª puntata di Intrighi Passioni 6. Vi ricordo che potete seguirci su tutti i social. Quindi, buona visione a tutti! Buona visione! Hai visto, Luis? Hai fatto la scelta migliore a lasciare la Carrie. Io ti renderò felice. Amore. Non riesco a capire. Ma cosa l'hai preso? Così? Di punto in bianco? Non capisco. Non mi spiego. Luis, ma lo vedi? Sei un farfallone. Prima c'è Melanie, poi ci sono io. Poi chissà quante ce ne sono. Ma ti devi decidere. Non lo so, io credo ancora di amarla sta donna. Ma smettila, Luis, ma dai, che adesso ci sono io qua con te, dai, che te la faccio dimenticare, dai. Brava, Mandy. Oscar ha la recitazione migliore del mondo. Ma che succede? Che succede, te lo dico io. Io stavo recitando. A te basta vedere un paio di tette. Vedi l'uomo che sei? Eh sì, Luis, ci sei cascato come una pera cotta. Io che volevo sposarti, volevo avere i figli di te. Guarda, ti ho messo alla prova. Non sei l'uomo per me. Ma meno male. Comunque questa me la pagate. Una e due. Carrie, andiamo, hai fatto bene a lasciarlo. Luis, che delusione. Io ero convinto di amarti e che tu mi amavi. Invece, questi uomini di oggi. Ma siete proprio due stronze, eh? Melanie, per favore non ti ci mettere anche tu, ecco. Eh? Allora, anche tu sempre in mezzo però, eh? Basta. Bene, per favore. Buona, buona anche tu per viene fuori un casino. Buona. No, lui sta preso proprio per il culo. Poi per che cosa? Per capire se lei t'amava, se tu l'amavi? Ma stai scherzando? Arrivare a fare queste cose? Eh no, Melanie, noi l'abbiamo messa alla prova. Volevo vedere dove arrivava Luis. E ci ho indovinato. Carrie aveva bisogno di questo. No, Mandy, ma non è questo il modo. Semplicemente dovevano stare da soli loro due e risolverla tra loro. Cioè, da soli in santa pace, come ho sempre detto a Luis. Senti, Melanie, mi sono già rotto tre quarti. Sentiamo cosa ha da dire quest'altra e poi parlo io, perché adesso basta. Stop. Tu stai zitto. Cara Melanie, dovevo sposare lui e dovevo sposare te. Guarda, ok, l'amore libero, ma così anche no. Stai tranquilla che a me piacciono i uomini. Ok, però adesso tornate in altro posto, grazie. Melanie, lascia stare la mia amica. Se no io questa sedia, la vedi? Te la tiro dietro. Hai capito o no? Senti, Mandy, ti ricordo che io sono campionessa mondiale di jiu-jitsu. Ti faccio una mossa del mio wata e te la distruggo in due mosse. Quindi stai attenta. Forse hai proprio ragione, tu non c'entri nulla, è lui che c'entra, quasi quasi questa sedia te la tiro dietro a te, tu devi lasciare in pace la mia amica, hai capito? Io sono qua, ti aspetto. Calma ragazzi, dai, bene, ascolta, facciamo una bella cosa, adesso io e te andiamo a farci un bel giretto, lasciamo i piccioncini a parlare e chiarire. Mi raccomando, okay. Andiamo.
Allora, Luis, ti è servito tutta questa scena qua? Risponde, ti è servito? Ma dovevi arrivare a tutto questo per pensare che io non ti amassi? Sì, Luis, è vero che io ho esagerato. Per capire che tu vedi due tette e cadi come una pera cotta. Quindi non voglio rinunciare così facile, però mi devi promettere, mi devi innamorare ancora di nuovo, devi fare il bravo. Quindi fammi capire, io vedo due tette e non capisco più niente, tu ti risiedi ancora a tavola con me e cerchi di dirmi di farti rinnamorare, perché forse sono un po' tonto, non riesco a capire. Eh sì, non capisci niente te, perché ce l'hai la testa altrove. Ok. Io sono realista, anche io guardo i bei ragazzi, il sedere, riguardo il fisico, ma non ti dico mai niente, ma non li tocco. Ah sì, brava, guardi il culo dei maschietti? Vieni tesoro, andiamo a letto e ti faccio vedere il mio adesso. Hai ancora dei dubbi, tesoro? No, stupido. Ti amo alla follia. Ma è figo questo posto, Mandy! Ma lo conosci? Certo che figo! Io facevo la cubista qua. Veramente? Ma certo, cara! Guarda, guarda! Lì a destra sì? C'è un privé. Con la bottiglia? Ma certo, con le fragoline e la panna! Tu sei proprio una VIP qua dentro. Ma certo, tesoro, ci aspettano due bel tipi. Ma pensate, ma sai che non l'avrà mai detto? Sei da mille risorse, Mandy. Senti, c'hanno pure i soldi, eh. Sai che io dal Porsche in su... Se no, non esisto. Se no, non esiste, dai, ovvio. Su. Facciamo due balli. Dai, sì. Tutto incominciò una mattina di fine estate. Elizabeth, ma cosa stai facendo? Stai scrivendo la lista della spesa? Oh, scusa, ero sovrappensiero. No, no, questo è un mio progetto. Ma piuttosto, raccontami delle tue vacanze, sono tutto orecchi. Sapessi, Elizabeth. Dove vuoi che incominci? Con la mia regata nel Pacifico, il mio soggiorno a Dubai o il fantastico volo in mongolfiera? Ah, te la sei spassata però, eh? Cos'hai fatto? Il giro del mondo in 80 giorni? Però! Ma che 80 giorni? 80 giorni sono per i comuni mortali. 120 giorni, 3 ore e 50 minuti e 30 secondi di viaggio. E sapessi, guarda, questo è solo... un pensierino m'ha detto, un gadget dello sceicco di Dubai. Mi ha detto che gli ero simpatica. Ma è una meraviglia! Ma scusa, posso farti da accompagnatrice nei prossimi viaggi? Ma sai che se lo vede Caroline impazzisce? Lei va matta per i gioielli, per gli anelli soprattutto. Ma a proposito di Caroline... Ma dov'è? Ancora fuori a raccogliere i limoni? No, sa del tuo arrivo, per cui dovrebbe raggiungerci presto. Eh sì. Perché Elizabeth, sono proprio curiosa. Vorrei sapere da Caroline
alcuni particolari, dei chiarimenti. E voglio vederci chiaro. Avanti! Oh, ciao, ciao Elisabeth! Ciao! 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 Oh, Rece! Ciao! Bentornata! Grazie! Appena l'ho saputo sono venuta a trovarti. Hai fatto benissimo, assettati! Allora, io ho accennato i miei viaggi ad Elisabeth, però vorrei sapere qualcosa di te, cosa hai fatto in questi mesi. Però prima zittisciti con questo. Guarda, tu che sei un'intenditrice, cosa ne pensi? Dove l'hai trovata? Nell'uovo di Pasqua? Hai voglia. Caroline, ma non riconosci un 30 carati? Altro che uova di Pasqua. Ok, non sei un'intenditrice. Chiusa parentesi. Senti, ma raccontami un po' di te. Cosa hai fatto in questi ultimi mesi senza di me? Senza di te. Sapessi, tu ti sarai divertita. Io ne ho passati tanti. Davvero? Sì. Sì, sì, continuate pure, non badate a me, io devo continuare con il mio progetto. Non ho parole. Non so come dirtelo. Provaci. Preparati bene ad ascoltare tutte le cose del tuo Matthew, che durante la tua assenza ha combinato. Allora mi tolgo gli occhiali. Racconta. Vuoi sapere proprio tutto? Sì, assolutamente. Per primo, una sera ci ha puntato la pistola. Ha tentato di ammazzarci. Ma chi? A te? A me e a Elisabeth. Ma come? C'è il porto d'armi? C'è il porto d'armi? Non so che cosa. Ma come? Aveva fregato qualche pistola in giro. Ma scusa, adesso vendono il porto d'armi nel sacchetto delle patatine? Ma quale patatine? Ne ha combinate tante, ma tante. Perché non te lo riprendi? Eh? E poi va a dire. Oh, si pente. La mia Rachel dov'è? Riprenditelo pure il tuo Matthew. Per far che? Ma no, ragazze, ma secondo me adesso sta arrivando. Lui sa che tu sei tornata. Vabbè, non c'è problema. La casa è aperta. Ho messo anche fuori i cartelloni. Caroline, perché non gli racconti il sogno che hai fatto di Matthew? Che mi stavi finendo di raccontare al telefono. Dai, forza. Ma dai, Elisabeth, ma cosa ti viene in mente anche a te? Cos'è questa storia? Dai, racconta su. Ma dai, Rece, non è niente, tranquilla. Ah, sì? È stato solo un incubo. Un incubo? Ma un incubo, non ti dico, cattivo proprio. Come mai sei tutta rossa allora? Ma così. Hai fatto la lampada istantanea? Può darsi. Dai, racconta, non esitare, racconta. Avanti, devono essere le pizze. Avanti. Oh, il mio Torino. Ma che cos'è? Il mio Torino. Ma è Matthew? Eccolo. Dorino. Dorino, il mio Dorino, il mio Dorino. Ma scusa, ma a me non mi dici niente. Cosa ci fai con il mio Shark Toy?
Sapevo che eri tornata e te l'ho portato perché non ti ricordi quando venivi da me? Te lo coccolavi sempre e quindi mi sembrava un gesto carino. Che tenero però. Che stronzo. Non sei felice di vedermi, almeno un pochino? Cosa dici? Vorrei sapere se sono contento. Io volevo vedere te, mica lui. Vabbè, dai, accomodati, visto che sei qua. Va bene, va bene. E allora mi metto lì, va bene? Ma ciao, Matthew! Ciao, Matthew. Sei arrivato proprio in un momento inadeguato. Carol mi stava raccontando il sogno che ha fatto. Ma veramente? Ma perché non gliel'hai ancora raccontato? Ha fatto un sogno bellissimo. Eravamo fidanzati, ci eravamo sposati, gli ho regalato l'anello, abbiamo fatto l'amore e eravamo a letto assieme. Ma fantastico. Ma così? Simile, simile. Ma dai, Rece, è stato un sogno. Che ti ha turbato, a quanto sembra. Turbato niente, ti ho detto che è stato solo un incubo. Adesso sono stanca, non sto bene e me ne vado a casa. Ciao. Ma no, ciao. Aspetta un attimo. Stai qua. Lasciami, vai dalla tua merce. Ma stai qua. Lasciami. Stai qua, non ti preoccupare. No, lasciami stare. Stai qua, vieni, siediti qua con noi. Non voglio, voglio andare a casa. Ma no, ma stai no, tranquilla. Voglio andare a casa. Stai tranquilla. Voglio andare. Dai, lasciami, ma ti prego, lasciami, non posso stare più fra le tue braccia. Vai dalla tua Rece. Vieni, stai tranquillo. Guardate che la camera da letto è di là, eh. Stai tranquillo. Lasciami. Rece, non infierire anche tu. Sto soffrendo abbastanza. Io vado a casa. Vai dalla tua Rece. Ciao Rece. Quanto pathos. Cosa può fare un sogno? Ora basta con questo teatrino. Matthew, a me sembra che Caroline sia cotta a puntino. Ma no, ma cosa stai dicendo? Ma non è vero, io voglio stare con te, con Dorino, la mia patatona. Tu stasera sul divano, ma io con Torino.